E quando hai fatto? Un paio di mesi fa. Nome di cazzata. Ma dai, io lui si è ricordato, io i compleanni non li voglio. Non voglio compleanni io, perché sta un vecchio, sto diventando vecchio, rincoglionito, rinturcinato. Ma a settembre, i primi di settembre. E poi me l'ha dato quando sono andato a Pergola questa. Vabbè, perché io non te lo potevo fare? Non no, tu, è un regalo che mi fai e se te lo compri per te. Questo è il mio. Questo è un regalo che mi fai se te compri una cosa per te. Io mi compro tutto. No, non te compri niente, vedi che stai a piedi, vai in giro insieme ai polacchi nelle metropolitane. Allora senti, questo qui, questa registrazione c'è ragione. Questa c'è sempre ragione lì. Questa è il fratello mio maggiore, devo portare esperienza, devo portare rispetto. Allora dì a mia suocera, chi è l'unica? Guarda, ti sei incazzato due volte oggi, non mi sei piaciuto. Un regalo modifico. Due volte faccio regalo. Senti. Senti, aspetta. Aspetta, allora, questa registrazione lo faccio per mia suocera. Prego, dai, non sto. È mia suocera, spieghi a mia suocera cosa abbiamo mangiato. Bene al tuo genero. A chi è che vuoi bene? Aspetta che vedo a chi vuoi bene. Ma vuoi bene a me, sei sicuro? Certo che te voglio bene, allora non mi fa... un fratello, non ho fratelli. Okay. Però Alba oggi mi ha portato questo vecchio sola qua a mangiare quantiere di pesce a smorire. No. Spigoli, io sono rimasto proprio entusiasta. Non avevo mai visto certi pezzi di orate così grandi. Quante, di a mia suocera quante orate ti sei mangiato? Due orate che riempivano il piatto. Mezzo chilo l'una. Riempivano il piatto. Quanto pesavano? Ma sui 5 etti l'una. Quindi un chilo d'orata. Che se andavamo a mangiarle da dove andavamo precedentemente, da un cornuto, scusa il termine, Alba, a Fiumicino, a Ostia Antica, che mi metteva solo 6 gamberoni, 24 euro, pagavamo almeno 120-130 euro. Certo. Vincenzo e la Miriam sono rimasti entusiasti di quella pappata di pesce vivo, fresco, così. Sì. Quindi io ti dico, e ti ridico, Alba, anzi, la prossima volta ricordami che ti pulisco tutto il giardino, vengo in onore, sai, perché ti voglio bene come se fossi una nonna. No, può essere mia nonna, no. Eh certo, mamma che può essere. Avrebbe 90 anni. Ah, come una seconda mano, una zia. Dai, una vabbè, zia, è vero, è tua zia, dai. E allora, come una zia di primo grado, vedrai che ti porterò un pensierino da Roma e con questo concludo, perché ho bevuto un gambino, Luciano mi sta riprendendo, mi sento anche in difficoltà. Alba, ti voglio bene. Digli dove andiamo adesso. Andiamo a vedere una macchinina per me, un macinino da caffè, via. Perché siccome... perché per la città io tanto viaggio a spese dello Stato, con la metro, tutto pagato, tutto gratis, il Ministero degli Interni, e allora vado con mio cugino qua a vedere una smartina. Aspetta che faccio la foto di tuo cugino, eh. Vai. Ecco, io sono ecco il cugino. Ecco, bello mio, al centro? Sì, non sono foto, questa come è una ripresa. Fare? Ah, allora. Hai capito? È una ripresa. Ho spento, no? No, l'ho riacceso. Allora, questo pulsante. È un bel telefono, un GVC. Io avevo il televisore che volevo dare a Vincenzo GVC, è vero? Era un Sony. Sono Sony, ma ancora che andati di no. Cara suocera, mio cugino purtroppo a furia di Cambrinus tende a dimenticare le cose. Vabbè. Adesso. Mo se farà durissima. Ma quanto dura sta cazzo di ripresa?